Ciao ragazzi e bentornati al professor Layton e il futuro perduto, parte numero 13 quest'oggi, dove ci andremo a infiltrare nella pagoda, grande pagoda. Però c'è un enigma, ovviamente, sarebbe stato troppo bello trovare la porta aperta. E beh, scusa, perché tu se fossi stato Layton malvagio l'avresti ovviamente tenuta aperta, ma per piacere Luke. Allora, vediamo un po'. Questi occhi di drago non sono sferi, ma dodecaedri. Entrambi sono oggetti dimensionali e 12 pentagoni. Allora, vediamo che già con polle completo. Mentre l'altro deve essere ancora assemblato. Quello presso entra a Biaciti permetterà di ottenere un occhio perfetto identico all'altro. Una volta assemblato, vediamo questo qua. Questo qua non mi sembra che possa andare. Tra B e A, secondo me mi convincerebbe di più questo. Non so. Proviamo così. Mi convinceva bene. Lo sapevo. Mi convinceva bene. Allora, perfetto, ragazzuoli. Bene. Ed ecco c'è la grande pagoda, infatti. Ok. Un altro enigma, ovviamente. Ok. Vediamolo così. Ah, ok. Cosa vede, professore? Vediamo un po'. Occhiali speciali. I due cerchi rappresentano quello che vedi con l'occhio destro e con quello sinistro. Le immagini erano originalmente identiche. Una delle due è stata ribaltata e ruotata un numero preciso di volte. Le forme sono identiche a quelle originarie, tranne una che è stata leggermente modificata. Cerchiala. La stella no. L'acca neanche. Questo mi sembra che in realtà no. Allora, aspettate. Allora, potrebbe essere... Ci provo, ragazzi, a dirlo io, ma sarà una cazzata, magari. No, 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 aspetta. Non è giusto, vero? Io penso alla G, perché la barra è un pochino più inclinata, boh. Credo di essere sulla buona strada. Bene, risolto. Beh, vedete ragazzi, era come ho detto io. Era un pochino troppo, diciamo, la barra inclinata. Solo che ci vuole un buon occhio per non farsi ingannare. Ecco. Perché inizialmente non pensavo fosse quella, invece dopo mi sono detto, ehi, aspetta, è un po' troppo inclinata la barra. Vabbè, poco importa, andiamo su, 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 fino a trovarlo, il malvagio Layton. Ok, va bene, va bene.
Don't worry, Layton. Mister? Ah, due criminali vogliono usare questa tavola per sigillare l'antro in cui hanno nascosto la loro merce di contrabbando. Tagliando la tavola in due parti di uguale grandezza e forma, potranno bloccare completamente l'entrata. Boh, questa veramente, ragazzi, non la so. Sei, sette, otto, nove, dieci, undici, dodici, tredici, quattordici. Sei, allora, sette. Uno, due, quattro, cinque, sei, sette. A me sembra giusto, ragazzi. Questo enigma ha trovato pane per i suoi denti. Wow. Perfetto. Sì, in effetti le forme erano uguali, quindi... Vedete, è solo ruotata. Vabbè, dai, era facile, dai. Altro che difficile, ragazzi. Vabbè. I tirapiedi, insomma. Forza. Andiamo sopra in cima alla grande pagoda. Nessuna moneta aiuto? Sì, ma come faccio a entrare, ragazzi? Ah, ok, così, buona. La stanza è ricoperta da specchi. Vabbè. Vediamo un po', E vediamo un po' che tipo di enigma ci potrà mai aspettare. Forse uno di quelli a labirinto. Forse, boh. Allora. Un raggio di luce in linea retta parte da ciascuna delle quattro lettere A, B, C e D ed esce in corrispondenza di una delle frecce gialle. In quattro distanze. Ogni raggio passa attraverso un numero di distanze indicato la lettera corrispondente. Stabilisce quali sono le quattro stanze in questione e l'orientamento di ogni specchio. Anzi, no, scusate, ho fatto a caso. Vabbè, era giusto per capire il meccanismo. Vabbè, comunque. Allora, scusate ragazzi, ma mi sembra... Insomma... Il riflesso A viene riflesso un'unica volta. Boh, ragazzi, io torno contro la soluzione, eh? Ok? Va bene.
Allora, proviamo una cosa, ragazzi, a non metterlo proprio all'uscita qua. Proviamo a mettere uno qua, poi uno qua, uno così magari, e uno così. Non saprei però, boh. Vediamo se ho ragione. Risolvere un enigma è una soddisfazione. Già. Vabbè, ragazzi, facciamo che è stata un po' la fortuna che ultimamente mi sta aiutando un poco. Ok. Ok. Tutte le monete aiuto adesso. Prese. Perfetto. Però qua ci sono delle trappole, vedi? Luke. Forse è meglio agire con cautela. Ok. Allora, il ponte del dragone. Mi sono dato tanto di sì, Come funziona sta cosa, Ah, così, ok. Allora, aspettate un attimo. Ok. No, scusatemi, Allora. Allora, posso anche farlo così, bene. Sì, esatto. Questo qua lo voglio spostare, anzi non posso. Quello non si muoverà mai. E intendo mai, proprio mai, mai. Vediamo un aiuto, allora. La testa del dragone costituisce la parte superiore della coda con quella inferiore. Però fatemi vedere la scusa finale del ponte prima di cominciare a spostare i pezzi. Ah, quello si può muovere allora, ok. E dirmelo prima, no, Allora, se non erro si fa così, no? L'inizio è buono, ragazzi, è verso la fine che mi confondo. Ok.
E la L... Poi vabbè, tutta a destra, penso così si faccia. Poi... La T... La incastriamo qua, ok. L'L rovesciata invece... La provo a far così. La palla, la sfera chiudata, insomma, la mettiamo così. Poi la L in basso a destra, penso. Ok, la palla penso di metterla qua io. La T mettiamola così e poi così. Ok, bene. Bene, fatto questo ragazzi, adesso significa che adesso sta arrivando la parte peggiore per me almeno. Vedete? Ecco, si sta per incasinare tutto quanto, preparatevi. Allora, così e così può andare? Speriamo. Ok. Allora, la T voglio metterla così io invece, però. Ok. Sempre che ci stia. Oh, ragazzi, ci sono, eh. Vediamo se ho ragione. Proprio come pensavo. Cioè, ragazzi, io ce l'ho fatto... Ho fatto una faticaccia, cazzarola, oh. Bene, andiamo. Andiamo nell'ufficio. Da questo Layton del futuro. Professore, ma come... Benvenuto, Herschel Layton. Esigo una spiegazione. Ma lei è davvero il professor Layton? Ma certo, ragazzo. Non riconosci il tuo vecchio amico? Non so, c'è qualcosa che non mi convince. Sicuramente tu ti riconosci, Herschel. Questa fortuna, la nostra fortuna, è il frutto della tua ambizione e della tua intelligenza. Cosa c'è, professore? Nonostante tutti i tuoi sforzi, ormai mi è chiaro che sei solo un ciarlatano. Oh, è così? Da cosa l'ha capito, professore? Vediamo la nostra... Vediamo un po'. Già, da cosa... La nostra mente brillante, da cosa... Da cosa l'ha capito? Vediamo un po'. Luke, saresti così gentile da risolvere un enigma per me? Appunto, insomma, blocchi gravità. Uffa, va bene. Dei blocchi sono stati accuratamente ammonticchiati. L'immagine qui sotto ne rappresenta la visuale laterale. Un'altra prospettiva è ruotata verso una direzione ignota. Vabbè, scusate ragazzi, allora, io per stavolta uso la soluzione perché sono ansioso di sentire, insomma, le spiegazioni del professore. Solo per stavolta, e per altri eccezionali ricasi. Ecco la mia risposta. Nessun enigma può fermare l'apprendista di Layton. Scusate ragazzi, ma quando ci vuole, ci vuole.
E che cavolo, se tu scegli tra essere disonesto e fare vita di lunghezza giusta, oppure essere uno che, piuttosto che essere leale, pur di essere leale, di fa lunghi, preferisco la prima. Allora, vediamo un po'. Vabbè. Allora vediamo un po' su con questa ipotesi dove vogliamo arrivare. Che cosa accadrebbe se muovessi l'ultima fila di blocchi dalla struttura che ti ho mostrato? Penso anch'io. Ok, lo stesso vale per i ricordi. Non è possibile cancellare un blocco di memoria senza distruggere tutto il resto. E quindi? Non c'è stata mai nessuna penna. Avevo la sensazione che ci fosse lei dietro tutto questo, dottor Stangan. O forse dovrei chiamarla Dimitri Allen. Che brillante deduzione. Vedo che non ti sfugge mai niente, Herschel. Bene, allora ragazzi, con questo siamo giunti a due misteri risolti. Ok. Va bene. Tanto di cappello, Herschel. Allora sei tu che rapisci gli scienziati nascondendoti dietro il mio nome. Ma per quale motivo? Hai mai provato a costruire una macchina del tempo da solo? È praticamente impossibile. E facendo ricadere la colpa su di te, sarai stato ricordato solo come uno degli scienziati rapiti. Fortunatamente per me, è servito anche per attirarti fin qui. Dopotutto, l'onesto Herschel Layton non poteva permettere che qualcuno infangasse il suo nome. E così sei arrivato di corsa, anche prima del previsto. Sei un vero farabutto, lo sai? Ma perché scegliere proprio me? Ti sarebbe bastato un capro espiatorio qualunque. Oh no, dovevi essere tu. Vedi, sei fondamentale per completare la macchina del tempo. E perché mai? O meglio, i tuoi ricordi lo sono. Ah, ecco. Di cosa stai parlando? La cosa migliore è che ho già preso da te quello che mi serviva. Ma certo, quindi quello strano dispositivo? Stai iniziando a capire, eh? Gli occhiali che hai indossato erano un congegno cattura ricordi. In altri termini, lo si può considerare un registratore di memoria. Ma cosa cerchi nei miei ricordi? Dei dati, ovviamente. La tua memoria contiene tutte le informazioni che mi servono per ricreare il mio esperimento. Quale esperimento? Quello in cui ho perso tutto ciò che mi stava a cuore. Ancora non riesco a capire a cosa ti riferisci. Immagino che anche tu sappia cosa significa perdere qualcuno che ti è caro. Pensaci, Herschel. Sto parlando di Claire. Claire? Come sai, i viaggi nel tempo si basano sull'attraversamento di distorsioni temporali. Eh sì. Un'estremità della distorsione è ancorata al presente. Ma ogni distorsione necessita anche di un punto di origine. E per trovarlo servono dei dati. Tu e Bill avete passato molto tempo insieme a Claire il giorno dell'incidente. Usando i ricordi di quei momenti, triangolerò l'istante precedente alla sua morte. Ovviamente, trovare il punto di origine di una distorsione non è una bazzecola. Basterebbe una minuscola imprecisione nei miei calcoli per rimanere intrappolato per sempre. Allora perché vuoi correre questo rischio? Cosa ne guadagneresti? Tutto. Vedi, come te, Herschel, anch'io amavo Claire.
Quindi vuoi tornare indietro nel tempo per salvarla? Già, parrebbe. Sicuramente tu non mi fermerai. Dopotutto, non è quello che hai sempre voluto. Niente può giustificare il rapimento di quegli scienziati, Dimitri. Neanche questo. Mi deludi. Speravo che un uomo razionale come te avrebbe capito che il fine giustifica i mezzi. Per niente. Un gentiluomo non lo direbbe mai. Non sono affatto d'accordo. E allora cosa intendi fare adesso? Portarmi al commissariato? Provaci pure. Aio, allora. Vediamo un po' questo enigma qua, una sfida. Questa stampa in rilievo del XVIII secolo illustra perfettamente la situazione. Mostra due fazioni avversarie composte da 5 unità. Le stelle indicano la forza di ognuna. Ok, vediamo un po'. Ah, ok, ho capito adesso. Evitare la sconfitta, eh? Vediamo un po'. Boh, così? Sì, perché anche se tipo perdiamo queste qua dopo, le altre verrebbero sconfitte qua, boh. Infatti. Esatto. Ben fatto, Herschel. Adesso però basta, Dimitri. Basta? Oh no, 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 no. Questo è soltanto l'inizio. E quello, chi sarebbe? Bill Hawks. Bill Hawks. Come potete vedere, il mio ostaggio è un tipo piuttosto importante, quindi non farei mosse azzardate se fossi in voi. Sei un mostro! No! E purtroppo siamo in trappola, però. Ai. Vabbè. E quindi? Mi spiace deluderti, ma sembra che tu abbia catturato la persona sbagliata. Davvero? Professore, come ha fatto ad arrivare lì? Cosa sta succedendo? Come mai ci sono due professori? E qual è quello vero? Oh, Don Pablo! Esatto. Ma se lui è qui? Dov'è finito il vero professore? Sta diventando tutto troppo complicato. Esatto. Già, cosa sta succedendo?
Prendi nota, Luke. Un vero gentiluomo sa nascondere bene le sue carte. Ehi, Layton! Eccoti un'idea! Perché non chiudi la bocca e non vieni a liberarmi? Sì, professore, ci aiuti! Sii paziente, Luke. Devo solo trovare il modo di aprire questa serratura. Sì, ma per favore, ragazzi, oh... Scusatemi, ma... No, è troppo... È troppo così, Ah, non posso? In questo caso, ragazzi, tornerò dopo con la soluzione, fra un attimo. Allora, secondo me, ragazzi, date le circostanze, si può partire non da qua, perché la stella ci manderebbe a sinistra, poi la goccia su e la luna a destra, uscendo. Qui invece la luna ci manderebbe a destra e il sole, abbiamo detto, giù. Potremmo partire da qua? No, per niente, perché qua si salirebbe dopo. Quindi penso qua. Beh. Vediamo se ho ragione. Bene, risolto. Beh, dai, anche questo, ragazzi, non era troppo difficile, giusto? Per me almeno no. Ok. Spero di poter salvare, però. Comunque, ragazzi, sorprendente. Cioè, Layton aveva un'esca, ovvero Don Pablo, che è stato rapito, cioè rinchiuso al posto suo. Strabiliante. Veramente. Quindi, il Layton che ci aveva lasciato prima non ci aveva lasciato. Cioè, Don Pablo era andato via momentaneamente e li aveva raggiunti dopo. Vedi. È un motherfucking genius. Lui, Layton. Ok. Ok. Va bene. Aiuto, è scattato l'allarme. Sì, ma però posso andare? A salvare voglio andare. Ok? Bene. Quindi, ragazzi, scusate per l'enorme quantità che ci ho messo in questa parte, però era una parte chiave, insomma, dopo tutto c'era la scoperta del secolo, ovvero... Chi era questo famoso Layton malvagio? Bene, allora, scusate per la durata, mettete un bel mi piace, un bel commento e iscrivetevi al canale, se non avete ancora fatto. E niente, a domani!